In questa puntata, due anni di consiglio regionale. Autismo, mozione di Italia Viva. Sicurezza stradale. Corecom, Toscana in spot 2022. Il mese del tartufo a San Miniato. Bilancio di due anni di Consiglio regionale e il commento di Antonio Mazzeo, Marco Casucci e Diego Petrucci. Il lavoro dei colleghi consiglieri, quasi il 96% di presenze da remoto o in presenza, che danno il segno, come dire, di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. Noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfaloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. E oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme. Nel prossimo ufficio di presidenza, in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di presidenza, darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio, possa aiutarmi, coadiuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi. E vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà a partire dal Comune di Firenze, nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18 il lunedì e il venerdì, in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia che tocca davvero tante famiglie, su cui noi sentiamo tutta la responsabilità. I dipendenti che non lavoreranno in quei due giorni smart working avranno delle postazioni in cui potranno lavorare anche in presenza qui nel Palazzo 2 o nel Palazzo Civico numero 4. Insomma, è un modo per dare anche noi il nostro contributo in questa situazione. Due anni difficili, chiaramente il tema della sanità, che in un consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. Serve un'impostazione differente, potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso e ospedali facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Il duplicarsi, il triplicarsi, il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti, facendo spendere più soldi. Quindi noi pensiamo che la sanità debba essere ripensata, pensiamo che ci voglia un'impostazione differente e che l'attuale assessore non sia la persona più adatta per poter governare un ambito così delicato. Occorre investire in termini di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Abbiamo fatto tante iniziative, dobbiamo continuare a farne, proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni, con le istituzioni. C'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani. Diagnosi precoce, presa in carico, centralità della famiglia e della scuola nel percorso di vita delle persone con autismo sono i temi al centro della mozione presentata dal gruppo consigliare di Italia Viva, primo firmatario Maurizio Sguanci, e approvata all'unanimità in aula. A illustrare l'atto consigliare è stato Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva. Sì, ringrazio i colleghi del Consiglio regionale per aver votato in maniera unanime un atto che va a favore dei ragazzi che soffrono della sindrome dell'autismo, delle loro famiglie, di un percorso individuale che necessita di una diagnosi precoce che deve essere fatta, di un'attuazione di una delibera che da troppo tempo attende di essere applicata in maniera omogenea in tutta la Toscana.
e questo credo che sia un atto importante, quindi un monito, un richiamo all'assessorato alla sanità, perché su questo aspetto si possa vigilare. Io fin da quando ero presidente di Commissione Sanità su questo tema mi sono attivato con forza e oggi abbiamo ripresentato con coraggio questo atto che poi va a favore delle famiglie e dei percorsi individuali dei ragazzi che devono avvenire sia in ambito scolastico ma anche fuori dalla scuola. Questo è un elemento positivo che può dare tanta autonomia ai ragazzi, nel contempo, se individuato in maniera precoce, una diagnosi precoce può aiutare anche a migliorare molto, molto la qualità della vita di questi ragazzi. Il caso dell'esorbitante numero di multe nel comune di Firenze, già agli oneri delle cronache, ha caratterizzato l'ultima parte del dibattito in Consiglio regionale, dove l'Aula ha respinto due mozioni, una di Marco Stella, Forza Italia, in merito alla sicurezza stradale nei comuni della Toscana, e l'altra di Stefano Scaramelli e Maurizio Sguanci, Italia Viva, in merito all'impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità su strada dei veicoli, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e degli utenti della strada in generale, e non come strumento per gli enti locali per introdurre una nuova tassa. Io che oggi abbiamo assistito in aula a un dibattito surreale sul tema degli autovelox e delle multe nella città di Firenze. Un Partito Democratico che si trincera dietro un non è tema regionale quello che sta accadendo a Firenze. A Firenze sta accadendo un problema gravissimo. Nello scorso anno, parlo delle multe ovviamente ricevute dai cittadini dai nuovi autovelox, lo scorso anno, in un anno intero, sono state fatte 81.000 multe. Quest'anno, ad agosto, eravamo già a 400.000. Quindi, se non è un problema, come tutti i colleghi del Partito Democratico si sono stralciati le vesti nel difendere le scelte di Nardella, dell'amministrazione comunale, sulla legittimità di questi autovelox, se questi autovelox sono legittimi, evidentemente siamo di fronte a un problema sociale. Ci sono 320.000 fiorentini che fino allo scorso anno hanno guidato impeccabili, rispettosi del codice della strada, e quest'anno improvvisamente si sono tutti riscoperti dei novelli Lewis Hamilton e sfrecciano per le strade della città. Quindi o c'è un problema sociale, quindi all'improvviso la città di Firenze è impazzita, oppure evidentemente qualcosa non va. Qualcuno pensa di fare i bilanci comunali con gli autovelox, pensa di fare i bilanci comunali con le multe, e questo è un problema, sì, vero, della città di Firenze. Ma il Consiglio regionale ha il dovere di vigilare su questo, ha il dovere di decidere questi soldi che i comuni incassano come destinarli alla sicurezza stradale, perché il tema della sicurezza stradale è un problema enorme. E guardate, nel dibattito è stata citata 10 volte via Pistoiese come la strada più pericolosa della regione. Ok, via Pistoiese a Firenze. Via Pistoiese è una strada che dovrebbe fare giurisprudenza ogni volta si parla di sicurezza stradale. Perché l'amministrazione comunale ha pensato di risolvere il problema di via Pistoiese infarcendola di rotonde. Sono morti o due o tre persone. Allora via le rotonde si fanno gli spalti traffici, via gli spalti traffici si fanno gli attraversamenti rialzati. Ogni giorno si cambia metodo di risolvere il problema. Via Pistoiese resta la strada più pericolosa della regione e via Pistoiese in apertura a un autovelox, da sempre. Quindi evidentemente prevenzione e sanzione da questo punto di vista non vanno di pari passo. Firenze è diventata un vero e proprio multificio, i dati lo dimostrano: nel 2021 80.000 contravvenzioni dagli autovelox, nel 2022 in soltanto 8 mesi oltre 400.000 contravvenzioni. Guardate, 4 autovelox in 3 mesi hanno fatto 237.000 multe. Se continuiamo con questo trend, Firenze potrebbe essere la città più multata d'Italia, potrebbe arrivare a 1 milione di multe, potrebbe mettere in bilancio del Comune di Firenze oltre 100 milioni di euro. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Quegli strumenti dovrebbero servire per prevenire, gli incidenti, invece oggi servono soltanto per fare cassa, oggi servono soltanto per mettere liquidità nelle casse del Comune, magari per ripianare qualche ente o qualche fondazione che è in costante deficit, mentre noi pensiamo che gli autovelox devono essere lì per prevenire gli incidenti. Oggi i dati ci dimostrano che, numero uno, gli incidenti nel comune di Firenze, dove ci sono gli autovelox, abbiamo le strade con più alto tasso di incidenti. Penso a via Pistoiese, penso a viale Guidoni, penso a viale 11 Agosto, tutte strade dove ci sono gli autovelox e tutte strade dove invece si continua ad elevare
contravvenzioni e a succedere incidenti. Credo anche che non è che i cittadini sono diventati tutti scemi, gli autovelox stanno nelle stesse posizioni dello scorso anno ma fanno 10 volte più di multe. Noi abbiamo contravvenzioni a 51, 52, 53 chilometri orari. Abbiamo scritto al prefetto, abbiamo chiesto di fare una verifica sulla taratura e sulla tolleranza, ci viene il dubbio che sia stata abbassata la tolleranza, magari prima era un po' più alta perché non abbiamo mai visto multe al 51 km orari. E c'è anche un tema sociale, ci continuano a scrivere, stamani mattina mi ha scritto una persona che ha ricevuto 35 contravvenzioni, 1.900 euro di multe, che guadagna 1.500 euro. Due figli e una moglie che non lavora. Se non è un tema sociale questo, a me ditemi qual è il tema sociale. Io sono convinto che il sindaco Nardella usi gli strumenti di rilevazione soltanto per fare multe, usi gli strumenti di rilevazione soltanto per mettere soldi all'interno del bilancio, e abbiamo chiesto al sindaco e scriveremo al prefetto per chiedere una moratoria, perché se lo scorso anno si facevano 80.000 contravvenzioni, se quest'anno si potrebbe arrivare ad oltre 1 milione di multe, qualcosa che non torna c'è. E allora chiediamo una moratoria vera, cioè che al cittadino venga consegnata la contravvenzione, che si paghi solo la prima multa, come dice la giurisprudenza e come dicono i giudici di pace, perché se uno ha 25 o 30 multe deve valere il principio della prevenzione. Si paga la prima multa, lo strumento deve essere uno strumento preventivo, e le altre solo le notifiche. Perché se così non si dovesse fare, si conferma la nostra tesi che si usano gli autovelox non per prevenire gli incidenti ma per fare cassa. Cancella l'odio è il titolo del video spot vincitore di Toscana in Spot 2022. È stata infatti dedicata al contrasto al linguaggio violento la nona edizione del bando del Comitato Regionale per le Comunicazioni. Sì, ogni anno cerchiamo con questa occasione di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione attraverso gli spot, attraverso piccoli film, e cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre quotidianità. Quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio, perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione è spesso grandi opportunità da una parte, ma anche molte insidie. E allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli. È stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica, facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della Regione Toscana, del Consiglio regionale e naturalmente del Corecom della Toscana. Il tartufo bianco, eccellenza del territorio di San Miniato, è il grande protagonista della 51esima edizione della Mostra Mercato, che per tre fine settimana, il 12 e 13, il 19 e 20 e il 26 e il 27 novembre, animerà il comune toscano, trasformandolo nella capitale del tartufo in Italia. Il tema scelto quest'anno è la sostenibilità ambientale. La Mostra Mercato poi non è solo tartufo, è anche una festa di tutto un territorio, di tutto un paese, un territorio che vive di questo prodotto, anche di questo prodotto d'eccellenza. Quindi dal 12 novembre San Miniato si veste nuovamente a festa per la 51esima edizione, una 51esima edizione che è sempre estremamente attesa. Necessario investire sulla sostenibilità ambientale, costruire le condizioni perché quei luoghi siano sempre luoghi più sostenibili. Tutto questo è possibile sicuramente grazie al nostro impegno, ma soprattutto a quello dei tartufai, che mantengono vivo l'ecosistema e che permettono di far conoscere al mondo una delle nostre prelibatezze che porta San Miniato nella cima del mondo e che permette in quei giorni di farla capitale del tartufo toscano e nazionale. Faranno parte integrale, importante, sostanziale della mostra anche diverse conferenze e anche un bel convegno che anticipa la mostra proprio sulla sostenibilità ambientale, che avrà al centro il tartufo, che
dal dicembre dell'anno scorso è stato riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità, e anche perché vogliamo, e questo lo dico con molta convinzione, vogliamo proporre Samignano come capitale toscana del tartufo, non tanto e non solo perché il tartufo bianco di Samignano è ottimo, è speciale, ma anche perché a Samignano si comincia a lavorare con congressi, studi, proprio per fare sì che il nostro tartufo sia conosciuto e che abbia il ruolo che secondo me merita.